Ok, buonasera a tutti, questa è Air Guru, è la nostra idea che abbiamo creato con Simona, con me, che sono fashion designer da circa 10 anni, e un'altra ragazza, che siamo praticamente un team. Siamo un team italiano, lei viene dalla provincia di Latina, io al momento mi trovo a Madrid, però sono di Firenze. No, ah sì. Sì, ah. Il fatto stesso che mi sono trovato qui nella città di Madrid mi ha portato ad avere la percezione di un problema, il problema dell'inquinamento. C'è un problema a livello molto grande nella nostra società dell'aria inquinata. È una cosa che sempre di più ci confrontiamo e che in qualche modo c'è bisogno di una soluzione. Perché non... Ah, ok, scusate. E questo per esempio è stato il mio punto di vista, ma lo stesso punto di vista l'ho avuto, grazie, l'ho avuto l'altra ragazza con cui collaboriamo a livello di design. Lei per esempio per andare al lavoro andava in bicicletta e a un certo punto si sentiva in mezzo al traffico, in mezzo alle macchine, quest'aria pesante, non riusciva a respirare bene. Allora abbiamo avuto un'idea di dire ok, creiamo un progetto nuovo, qualcosa che possa essere rivoluzionario. E abbiamo pensato ad una sciarpa che abbia le qualità di poter filtrare il fumo, il CO2 e restituire aria pulita a chi la tiene davanti. Questa sciarpa, che sarebbe, questo è un tipo di prototipo, è composta dalla sciarpa stessa e da un concetto di maschera. Questo, il concetto di maschera l'abbiamo voluto usare proprio come base della nostra idea. La maschera nella storia dell'uomo è sempre stata una cosa molto importante, una cosa che ha sottolineato l'estetica, ma in certi casi anche la protezione. Però questa maschera in questo caso vuole essere più estetica e infatti è un elemento semplice che si intravede dalla sciarpa e da cui questa sciarpa è attaccata attraverso dei passanti e delle stringhe che te puoi eventualmente levare se vuoi cambiare il filtro per avere magari un colore differente, perché la maschera può essere di colore differente. Ma mettendoti questa, te non hai una maschera, non hai una cosa che ti modifica la faccia, non hai una cosa brutta, hai una cosa che è estetica, perché mettendo questa si mette una sciarpa e si usa come una sciarpa, come può mostrare per esempio adesso Simona. Sì, perché in questo caso è meglio così. Certo. Così non si vede nulla. Esatto, la metti così e gira. E si gira in questa maniera. Ora questo ovviamente è un prototipo. È un prototipo che dobbiamo ancora studiare meglio, però questa è l'idea di base e questa è la prima idea. Questo modello per esempio si chiama Manta, c'è un altro modello che stiamo pensando, che stiamo sviluppando, che è un collo con cui è attaccata una sciarpa. In questo collo c'è già una parte applicata in cui c'è la parte in cui il filtraggio. Il filtraggio come avviene? Avviene attraverso le nanotecnologie. Le nanotecnologie sono un qualcosa che rendano la sciarpa oleofobica e idrofobica, oltre che antibatterica e antiallergenica. E infatti, diciamo, questo è un prodotto che può servire moltissimo non solo per le persone comuni per poter camminare, per potersi riparare dallo smog, dalla nostra vita quotidiana, ma anche dalle persone che soffrono di particolari patologie a livello respiratorio o a livello allergenico. Ma di questo, diciamo, ne potrà parlare meglio Simona a livello anche di target e di quant'altro, che è la CEO e co-founder dell'azienda. Grazie. Vabbè, abbiamo più o meno detto tutto per quanto riguarda il prodotto, per come è stato creato e per come funziona. E i nostri mercati di riferimento saranno appunto le città inquinate e il nostro primo target saranno i ciclisti cittadini. In Italia ce ne sono 25 milioni e pensiamo di orientarci su di loro. E inoltre abbiamo fatto un'analisi di mercato dalla quale è emerso che non esistono competitori diretti in Europa, ma ce ne sono due in America.
Quello è un po' l'illustrazione del nostro business model canvas, quindi diciamo potete vedere già delle linee guida base, per esempio la triple bottom line, quindi noi non baseremo il nostro business solamente sul profitto economico ma anche sociale e ambientale. Poi chiaramente c'è la particolarità dell'associazione dell'artigianato e della tecnologia, perché stiamo cercando di creare un processo che associ l'artigianato e la tecnologia senza l'utilizzo di sistemi di produzione industriale massiva. Vabbè, andiamo avanti. Il team, il nostro partner tecnologico è la Nuyer, che è un'azienda belga che si occupa di nanotecnologie. I nostri advisors sono Diego Innovaris e Tex Libereas, che ci stanno seguendo grazie a un grant vinto all'interno del framework di Where Sustain, che è anche come TCBL un subgrant dell'Horizon 2020, e si orienta appunto sulla fashion tech e la promozione dell'economia circolare. Abbiamo vinto anche altre due competition, una è la Social Wave Change a Napoli, che si occupa prevalentemente di innovazione sociale, e quindi la nostra vocazione di business sociale è anche stata riconosciuta. I membri del team, il core team, Giulia, che non è qui, fashion designer, co-founder e la portatrice iniziale dell'idea, Igor, che è qua con me, e io, che sto cercando in un certo senso di dare forma a questa cosa e farla diventare reale. Come vogliamo interagire con TCBL? Chiaramente scambiando know-how e esperienza. Cerchiamo advisors, qualcuno che possa guidarci in una strategia di evoluzione della nostra azienda, networking strategico, visibilità, chiaramente fondi, e siamo aperti a ogni tipo di collaborazione anche su altri progetti europei e all'interno del framework del Worth Project. Quindi chiunque voglia sapere come funziona la nostra sciarpa e abbia interesse a innescare con una connessione con noi, ci può contattare.